mitad, mediana e esecutività, che ora si la mano, che contrae, che si estende, come prima. Io consentitemi un attimo due parole perché poi dovrò allontanarmi. Sì. Posso? Grazie, sindaco. Ma un attimo, dico due parole e poi vi dirò. Ma volevo un attimo associarmi al ringraziamento che ha fatto il consigliere e il figlio Capasso, devo dire davvero, tutti alle donne e gli uomini della città metropolitana di Napoli, ovviamente a cominciare da Lina Mine, ma non voglio fare nomi perché davvero c'è stato un grandissimo lavoro di squadra. Ma voglio ringraziare molto anche voi, perché almeno abbiamo fatto un lavoro che rimarrà nella storia della città metropolitana. Il lavoro sul piano strategico, sul bilancio e sul rendiconto ci consente, con l'approvazione di questi due atti, PEC e rendiconto, di mettere a disposizione dei nostri territori, cioè dell'area metropolitana di Napoli, 42 comuni, somme davvero significative, che vanno nell'interesse dei territori, dei cittadini, dei servizi, delle infrastrutture, sono risorse vere, apprezzo molto, e dico anche questo, voi lo sapete, ma voglio dire pubblicamente che i progetti, così come ci eravamo detto, che stanno arrivando dai comuni, sono molto interessanti, vanno in linea con il piano strategico, vanno in linea con le cose che ci siamo detti, quindi significa che sta crescendo molto una maturità sul territorio, una sensibilizzazione, una correttezza dei rapporti istituzionali che ci mette al primo posto in Italia. Io non credo ci sono casi come questi dove c'è un piano strategico così imponente, tante risorse, fatto in modo così condiviso verso i territori, verso progetti seri, coinvolgendo tutti i sindaci, non facendo ragionamenti di appartenenze politiche. È veramente una bella pagina di politica e di istituzione. Io di questo mi sento profondamente orgoglioso perché ci ho creduto dal primo momento, ma non sono ovviamente orgoglioso di me stesso, sono orgoglioso dell'istituzione che insieme rappresentiamo e del lavoro di squadra che abbiamo condiviso. Questo ci consente di lavorare con lo stesso spirito, con la stessa forza nelle prossime settimane, di far sì che questo piano viva nelle opere, nei servizi e possa soddisfare i bisogni e realizzare i diritti dei nostri concittadini. Noi come città metropolitana, come consiglio metropolitano, io come sindaco, staremo sempre vicino ai sindaci, agli amministratori, ovviamente decideremo pure, perché siccome si tratta di un lavoro importante al quale teniamo, non ci sia qualcuno che si distrae, non ci sia qualcuno che tenga dalla retta via, ma penso che questo sia tutti quanti impegnati, e chiudo dicendo che voglio confermare anche che non ho sbagliato a considerare il vostro apporto non solo doveroso ma anche reale. Io in questi mesi, in queste settimane mi sono sentito assolutamente tranquillo di far parte di una squadra dove ognuno, pur appartenendo a sensibilità politiche, a gruppi politici completamente diversi, si è lavorato veramente con grande spirito istituzionale e che questa pagina venga da subito, che questa pagina venga da Napoli. Io vedo che questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Se anche la discussione è stata rapida, non significa che non ci sia un grande lavoro, e la rapidità significa proprio quando giochi di squadra a fare mondo, ci metti dopo, e penso che oggi abbiamo fatto davvero un risultato importante. Ci tenevo a ringraziare tutti, perché credo che i frutti di questo lavoro nelle prossime settimane si vedranno, e di questo possiamo essere orgogliosi tutti, di tutti i 92 comuni, 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% del territorio della regione Campania, una delle aree urbane che produce più prodotti interno lordo del nostro paese. Non siamo Savona, ma siamo